Telefono Veronica Coppi, perché lei sta per l'appunto realizzando insieme al nostro Domenico Imbelloni la seconda parte di quel report sugli stabilimenti balneari, giusto Veronica? Buongiorno a voi Martino, Francesca, anche a tutti gli amici ascoltatori di Radio DPS. Sì, il titolo del report sappiamo già che è proprio chi di Lido ferisce. Protagonisti del Lido, o meglio, protagonisti di questa puntata, ma anche della scorsa, sono proprio i lidi dell'Alto Tirreno Cosentino, alle prese con la riapertura per quest'estate. È stato suddiviso in due parti. La settimana scorsa è toccato al nord la tratta Maratea-Scalea, mentre questa settimana il sud, da Belvedere fino a Cirella. Abbiamo un po' raccontato le vicissitudini, insomma, dei gestori alle prese con distanze, sanificazioni, montaggi dei lidi in forte ritardo e anche a mancanza di piani spiaggia in alcune località. Rispetto al nord, il sud è un po' più avanti con i lavori, soprattutto a Belvedere Marittimo ci hanno spiegato che il comune è stato loro molto vicino. E la sono anche più calmi i balneari. Sì, abbastanza più, proprio soprattutto a Belvedere Marittimo si erano già abbastanza avanti, ombrelloni piazzati, davvero una situazione diciamo già quasi estiva. Comunque, a prescindere da chi più chi meno, la cosa importante è che la maggior parte dei gestori non si arrendono e che anche con qualche mese di ritardo preferiscono aprire che non farlo affatto, questo è sicuro. No, allora vogliono stare tutti quanti tranquilli. Tutto, ragazzi, ci mancherebbe. Il programma andrà in onda sabato, sempre sulla piattaforma di www.radiodgs.net, ma anche nelle pagine ufficiali di Facebook, YouTube e Instagram. Meglio di così. E sei pure bella pimpante. Infatti, siccome sei così tanto pimpante, perché non ci racconti di una tua figura di merda colossale? La migliore, dai. Che ancora oggi non sono andata al bagno, quindi l'hai fatta in questo momento? No, in questo momento no, non era il caso sinceramente di fare la diretta dal padre, dal mio padre di casa, però una adesso al momento mi è piaciuta. Allora, praticamente accompagno mia figlia a scuola, scena, quindi parcheggio la macchina vicino a un mini market, accompagno mia figlia a scuola, quindi tempo di lasciarla, ritorno in macchina e vedo uno scenario assurdo. Cioè, è la mia macchina che è in alcantara, beige, sia bruscotto che tappetteria, nera, nerina. Dico, oddio, ma che è successo? Ma come mai un attimo mi sono allontanata? Mi rendo conto che non era la mia macchina. Cioè, ero salita su un'altra macchina identica alla mia che stava dietro la mia. Avevi scambiato macchina? Quindi, sì, quindi poi io, oddio, dico, speriamo che nessuno ha visto, corro fuori. E no, mi avevano già visto e ridevano quelli dei mini market. Guarda, abbiamo un'ascoltatrice che ci ha appena detto di essere salita su un'altra macchina, quindi più o meno vi potete dare la mano. E proprio perché, siccome lei ce l'ha raccontato e siccome tu ce lo racconti ancora questo bell'aneddoto, vuol dire che in poche parole nessuno vi ha arrestato. No, ma in realtà non mi era mai successa una cosa del genere, cioè ne ho fatte di tutte, però di salire su un'altra macchina no. No. Bene, Veronica, allora ricordiamo l'appuntamento del report. Sì, sarà sabato, adesso l'orario dobbiamo comunque sempre pianificare, ma no, ascoltando insomma per le varie pagine, noi siamo sempre informati, no? Vi teneremo sempre informati, ma sabato mattina, nel sabato del villaggio se non erro, sulla nostra sempre piattaforma di www.radiogs.net e anche le pagine ufficiali successivamente, più il 191 del digitale terrestre.